Siamo all'Istituto San Raffaele con la dottoressa Leocani che insomma, ci racconta, ci spiega questo nuovo macchinario che vediamo qua, che si chiama H-Coil, che è un casco, giusto, che crea delle stimolazioni di carattere elettromagnetico. Magnetico. Magnetico, magnetico. Allora, intanto spieghiamo su quali patologie potrà essere applicata questa nuova strumentazione. Allora, innanzitutto la strumentazione ha una caratteristica innovativa che risiede solo nella ampiezza, nella profondità della regione del cervello che riusciamo a stimolare. Stiamo sperimentando questo tipo di stimolazione nella malattia di Parkinson, che è caratterizzata da disturbi nella preparazione del movimento, una lentezza nei movimenti, e dunque sono proprio queste le aree che andremo a stimolare, oppure la malattia di Alzheimer con dei disturbi sia del ragionamento che della memoria, e dunque anche qui sono state identificate delle aree differenti. E per ognuna di queste patologie c'è proprio una conformazione di cavi elettrici all'interno del casco diversa. Qui con noi abbiamo anche la dottoressa Elisabetta che oggi gentilmente si è prestata a fare un po' da cavia, insomma, da modello per far capire, insomma, anche come funziona. E adesso vediamo il casco indossato, insomma, come viene poi indossato, come verrà indossato dai pazienti che dopo appunto la sperimentazione potranno utilizzare questo macchinario. Allora adesso lo vediamo. Ecco, Elisabetta ha già una cuffia, che è una cuffia che possiamo dire personalizzata, ogni paziente avrà la sua, perché con l'applicazione di questi centimetri abbiamo la possibilità preventivamente, prima di applicare il casco nella posizione definitiva, di studiare le coordinate delle aree che ci interessa stimolare nella persona, che ovviamente a seconda della dimensione della testa saranno in punti diversi. E dunque, visto che i trattamenti, bisogna dirlo, non avverranno in un'unica sessione, ma ci saranno delle sessioni di circa 20 minuti che si devono ripetere a seconda della patologia o da 5 giorni a 3 settimane, possiamo dire. E dunque, per queste 3 settimane massimo, il paziente avrà la sua cuffia che noi conserveremo in modo da ogni volta andare subito a stimolare l'area senza La cuffia doverla cercare. personalizzata in modo tale che tutte le volte insomma, le misure siano Esatto, quelle. Ecco, adesso lo dunque le avrà la vediamo. La cuffia. dottoressa inserisce il casco, Esatto, dunque insomma, si questa deve cuffia fare appunto anche blu, appoggiarlo, sì. eccolo qua. Esattamente. C'è una Dopo ci sono cinghia le poi, insomma, cinghie. come il casco della moto, insomma, in qualche Esattamente. modo. Aspetta un attimo che è entrato Eccolo questo. lì. Eccolo qua. Dunque, poi Si collega, si si lega, collega eccolo e qua. poi si abbassa fino ad arrivare esattamente alle coordinate che Alle abbiamo coordinate che scelto, sia sono. dal punto di vista frontale che poi laterale. In Perfetto. questo modo ogni paziente avrà la sua stimolazione personalizzata. Noi liberiamo Elisabetta che insomma, si è prestata Grazie. gentilmente a farci vedere la macchina insomma, e speriamo che questa macchina insomma, porti degli ottimi risultati anche insomma, dopo la sperimentazione. Comunque è morbida, perché all'interno è imbottita, cioè Quindi insomma, non era poi tanto una tortura tenerla su, insomma, Esatto, abbastanza. assolutamente. Perfetto, ok. Grazie a Grazie, voi. grazie.